Buonasera, cari amici e ben ritrovati anche questa sera ad Epi Hour. Oggi parleremo di un argomento molto profondo. Vedremo che nonostante il processo tecnologico e l'iperattività della rete, sempre molte più persone cadono in solitudine e condizioni di malessere. Questo perché lo approfondiamo con il dottor Andrea Rocchitelli, psicologo. Allora, eh, abbiamo detto questa condizione di solitudine, di malessere, che oramai eh, accomuna tantissime, tantissime persone, ma che accomuna tantissime persone, eh, diciamo, ci siano queste condizioni così drastiche di, di malessere. Sì, sembra paradossale che non è... sanno ascoltarsi. Perché sono connesse con apparenti amici. Si vive l'illusione di una comunità virtuale. Internet ci porta ad azzerarci. Nella vita reale potrebbe essere. purtroppo tante più. difficile. È davvero difficile interpretare i propri sogni. Sì, basterebbe avere un taco. ma nell'uso, diciamo, esagerato di questi social, eh, ci può essere proprio un, un insorgere di patologie psichiche anche? Assolutamente soggetti. La, si potrebbero fare delle sedute vere e proprie, delle sedute di psicoanalisi. Ecco, ma in un mondo come, come quello in cui viviamo oggi, dove siamo tutti di fretta, tutti di corsa perché dobbiamo andare a lavoro, perché dobbiamo fare tantissime cose. Quanto è importante fare una, una seduta, diciamo, di psicoanalisi di tre ore, della durata di tre ore. E quindi si libera dai propri condizionamenti interiori. Ecco, questo potrebbe essere, diciamo, il caso degli adolescenti, adolescenti che, a cui vengono inculcate, eh, se vogliamo, delle, cioè, delle cose dai genitori. Sì. Eh, la seduta, in, cioè di per sé, in che cosa consiste? Allora, non ha più. Questo sintomo che regola la propria disordinata esistenza. Quante sedute bisogna fare per in qualche modo ritrovare se stessi? Allora, non le nascondo che la cosa più difficile. è per tutti. Ma ehm, sul lettino... Ho eh... potuto vedere nella sua per la sua esperienza, quando una persona eh, termina questa seduta di micropsicanalisi, come, come si sente, come, come lo vede rispetto a come è arrivato? H. E la vita non è altro che un tentativo di recupero eh, di... Le sedute possono essere importanti proprio per, per ritrovarsi. Ecco, internet, come dicevamo, è un qualcosa che ci allontana appunto da questa da conoscenza, però in qualche modo serve anche quello. Diciamo che ci sono gli aspetti negativi e gli no, aspetti non... positivi.